A Trento è stato lanciato il protocollo GBC Home, un sistema di certificazione edilizia innovativo e che punta alla sostenibilità energetica e delle risorse nella certificazione di un immobile. La sostenibilità ha trovato casa, a quanto pare, perché il protocollo GBC Home, sistema di valutazione della sostenibilità di un edificio di matrice americana, ha trovato in Italia una propria specificità, grazie alla particolare composizione del panorama edilizio del bel paese. Se infatti il protocollo LEED, Leader in Energy and Environmental Design, diffuso in tutto il mondo, guarda con grande attenzione alle nuove costruzioni e ai complessi di alberghi e uffici sparsi in tutto il mondo, grattacieli inclusi, mancava in effetti un protocollo che meglio si adattasse alle caratteristiche del costruito italiano e che, soprattutto, includesse nelle sue dinamiche di certificazione anche il costruito, ovvero gli edifici esistenti, caratteristica tipica non soltanto italiana ma europea. LEED in Italia vuol dire un 130 progetti registrati per più di 3 miliardi, quindi credo che sia in assoluto il fenomeno più significativo per quanto riguarda le edilizie di qualità certificata. Con il GBC Home noi portiamo la certificazione di sostenibilità completa alla residenziale normale, quello quindi che può andare dalla casa singola all'edilizia che viene chiamata sociale, così via, perché è un sistema di qualità che non comporta costi aggiuntivi, comporta, questo sì, competenze più elevate, vale a dire tutta la filiera, dai progettisti ai costruttori, devono diventare più bravi. Oltre 200 partecipanti al convegno, la sostenibilità ha trovato casa. GBC Home, leader nel green residenziale, organizzato dal Green Building Council Italia, GBC Italia, un'associazione no profit nata con l'obiettivo di favorire e accelerare la diffusione dell'edilizia sostenibile, guidando la trasformazione del mercato. Altro che, è proprio così, è un passo in avanti importante questo, è importante anche per il momento in cui viene presentata questa iniziativa, perché mi verrebbe da dire che può avere una valenza quasi anticiclica rispetto a quello che sta succedendo. Sappiamo che nel nostro paese l'edilizia in particolar modo in questo momento sta conoscendo un periodo di grande difficoltà. Ebbene, in momenti come questi, in cui sembrerebbe quasi normale rintanarsi nelle cose che si hanno più consolidate, nel già vissuto, nel già sicuro, nel già considerato sicuro, invece anche con questo passaggio si rilancia e si dice: noi possiamo davvero trovare una strada per uscire anche da questa situazione di crisi puntando sulle cose positive, quindi sul tema della sostenibilità, del recupero del patrimonio edilizio. Quindi da un lato rimettendo in moto filiere davvero anche tecnologicamente importanti che possono far fare un salto di qualità al nostro paese, e dall'altra parte dando anche quindi il nostro contributo come paese, come singole regioni, come città, come singoli cittadini anche alla questa grande battaglia planetaria per il contrasto al mutamento climatico, ai gas climalteranti, perché poi alla fine di questo si parla quando si parla di sostenibilità. Ospite d'eccezione Maurizio Melis, giornalista scientifico e conduttore del programma radiofonico Mr. Kilowatt e Smart City su Radio 24, che ha moderato il convegno. È quasi in realtà impossibile non affrontare il tema in modo complessivo, soprattutto non ha molto senso. Ecco, se uno immagina che risparmia sull'illuminazione, ma contemporaneamente poi è una pompa che spreca tantissima energia per pompare dell'acqua, abbiamo capito che... Quindi, c'è questo elemento sicuramente. L'elemento ancora più interessante, secondo me, di questo tipo di sistema di certificazione è che guarda cosa c'è anche fuori dall'edificio. Non è solo come l'edificio gestisce l'energia, l'acqua e tutto il resto, ma guarda cosa succede fuori. Intanto, per esempio, ti chiede, per darti dei tanti punti, che l'edificio nasca in una zona dove, già urbanizzata, dove, non devi, dove c'è già stato un impatto sul suolo, è già stato un impatto sull'ambiente, per cui non vai a impattare da un'altra parte, valuta i servizi pubblici che ci sono. Attenzione che questo concetto che è applicato all'edificio inizialmente si può allargare al quartiere, si può allargare alla città, e questa è la direzione nella quale stiamo andando anche con le smart city, che saranno delle città fondamentalmente in cui si monitora tutto, si misura, e quindi si misura il traffico, si misura l'inquinamento, quindi nasce un processo che potremmo quasi definire di certificazione permanente. Queste sono le smart city del futuro, delle robe che si possono misurare sapendo quindi che cosa sta accadendo davvero e non solo sulla base di supposizioni.